le parole del Papa ieri durante l'Angelus in piazza San Pietro. La Trinità insegna che non possiamo mai stare senza l'altro. Ascoltiamo. Oggi è la solennità della Santissima Trinità. Ecco allora che festeggiare la Santissima Trinità non è tanto un esercizio teologico, ma una rivoluzione del nostro modo di vivere. Il Dio Trino e unico, cari fratelli e sorelle, va mostrato così, con i fatti prima che con le parole. Egli che, come scrive l'Evangelista Giovanni, è amore, si rivela attraverso l'amore. E che cosa vuol dire amare? Non solo volere bene e fare del bene, ma prima ancora alla radice, accogliere, essere aperto, accogliere gli altri, fare posto agli altri, dare spazio agli altri. Questo significa amare, dalla radice. Per capirlo meglio, pensiamo ai nomi delle persone divine che pronunciamo ogni volta che facciamo il segno della croce. In ciascun nome c'è la presenza dell'altro. Il padre non sarebbe tale senza il figlio. Così pure il figlio non può essere pensato da solo, ma sempre come figlio del padre. E lo Spirito Santo a sua volta è spirito del padre e del figlio. In breve, la Trinità ci insegna che non si può mai stare senza l'altro. Non siamo isole, siamo al mondo per vivere a immagine di Dio, vivere aperti, bisognosi degli altri e bisognosi di aiutare gli altri. E allora poniamoci quest'ultima domanda. Nella vita di tutti i giorni, sono anch'io un riflesso della Trinità? Il segno di croce che faccio ogni giorno, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quel segno di croce che facciamo tutti i giorni, rimane un gesto fine a se stesso o ispira il mio modo di parlare, di incontrare, di rispondere, di giudicare, di perdonare?